bateau mouge, si pronuncia così questo tipo di imbarcazione sul quale stiamo viaggiando ora. Le telecamere di Non c'è senzale senza Fiorino sono presenti qui all'inaugurazione di questa nuova avventura sulle acque del Golfo di Napoli, assieme ai Verdi ecologisti capitanati da Carmine Attanasio e assieme al sindaco di Napoli Luigi De Magistris e a tanti ospiti prestigiosi. Vediamo dunque quali riprese e interviste hanno portato avanti, hanno concretizzato i giornalisti Emilio Senzale e Antonino Fiorino. In pratica noi Non c'è senzale senza Fiorino, non c'è il Napoli senza questa bellissima, limpidissima acqua che fa da cornice al panorama stupendo. Bateau Mouge, nuove emozioni qui al Golfo di Napoli. L'iniziativa, promossa nella mattinata di sabato 6 luglio 2013 dai Verdi ecologisti, si pone l'obiettivo di portare nella città una nuova iniziativa per farla diventare col tempo un'autentica tradizione, divenendo infine fulcro di un vero e proprio trasporto pubblico via mare nella città di Napoli. Una consuetudine, come ricordato dalle istituzioni partecipanti, radicata nelle maggiori metropoli a livello mondiale, bagnate dalle onde. Il tutto rigorosamente ecosostenibile nel rispetto della fauna ittica e del paesaggio. Un progetto che è fonte di una grande attrattiva turistica e di un rilancio economico ed occupazionale. E infine un invito per gli stessi napoletani a riscoprire la bellezza del proprio mare. Ai microfoni della nostra rubrica Non c'è senzale senza Fiorino intervengono il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il capogruppo comunale dei Verdi Carmine Attanasio, l'assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele, il presidente della società navale Ali Lauro, Salvatore Lauro, e il responsabile cittadino dei Verdi Vincenzo Perretti. Signor sindaco, oggi parte questo battello da Napoli, le emozioni da sindaco per questa novità futurista? Ma oggi è un fatto simbolico, ma deve diventare un fatto stabile. Cioè, noi siamo perché ci sia sempre di più l'utilizzo del mare per mostrare la nostra città, questo sia a fini turistici come il caso di questo battello, turistici quindi sia per i nostri cittadini che vogliono conoscere Napoli, sia per quelli che vengono da fuori. Ma poi la sfida della città è quella di fare un trasporto pubblico via mare, da Bagnoli a San Giovanni. Su questo stiamo lavorando, cercando di mettere insieme risorse pubbliche e private, lo vogliamo fortemente perché Napoli può essere attraversata via mare sempre di più. Finora non lo è stato affatto. Quindi una possibilità affinché tutto questo diventi realtà al più presto c'è dunque? Assolutamente, stiamo lavorando, siamo qua per questo, abbiamo già fatto molti passi in avanti, poi molto un lavoro che si fa in modo, come dire, istituzionale, che non emerge ancora. Noi lo renderemo pubblico appena avremo portato a casa il risultato. E il suo augurio, ecco, ai napoletani e per Napoli, ora che è estate, ora che stiamo sotto questo sole, su questa novità? Di trascorrere un po' di settimane serene. Io rimango a Napoli, passerò l'estate a Napoli, Napoli è straordinaria tutto l'anno e quindi starò vicino a tutti i napoletani che decidono oppure che non possono. Voglio sottolineare questo, che ci sono persone che non possono permettersi una vacanza, quindi è giusto che si stia tutti quanti insieme qua, chi per lavoro, chi per scelta, chi perché non si può permettere una vacanza, cercheremo di trascorrere qualche settimana o qualche giorno di serenità. Allora buon viaggio signor sindaco, stiamo per partire, Carmine Attanasio dei Verdi, allora qual è invece, ecco, la tua emozione dell'essere qui su questo battello? La mia emozione è, dopo tanti anni abbiamo trovato un sindaco che finalmente farà quello che si deve fare a Napoli, quella di mettere i bateau mouche e permettere ai napoletani di visitare la costa e ai tantissimi turisti che vengono all'isola pedonale che comunque devono trovare un attrattore. È fondamentale che ci sia questa iniziativa da subito, perché noi stamattina facciamo una dimostrazione, ma penso che il sindaco ha preso l'impegno, come il consiglio comunale l'anno scorso ha votato un ordine del giorno in tal senso, di finalmente vedere anche il bateau mouche a Napoli. Noi della rubrica Non c'è senzale senza Fiorino siamo in compagnia dell'assessore Nino Daniele, assessore al comune di Napoli alla cultura. Assessore, quanto può significare questa iniziativa per la città di Napoli nell'ottica anche di un futuro più roseo? Credo che questa sia la possibilità di utilizzare la nostra più grande risorsa, che è il mare, è un fattore fondamentale della nostra identità culturale come città.
noi siamo attraverso il mare, noi siamo la città delle tante civiltà che qui sono venute, ci hanno attraversato e hanno accumulato un grandissimo retaggio storico e culturale. E credo che sia un fattore di potenziamento e di qualificazione dell'offerta culturale e turistica che davvero può farci compiere un eccezionale salto di qualità. Quindi questa sinergia tra il comune e gli imprenditori può essere un fattore di grande successo e assicurare, secondo me, un potenziale di crescita economica, di sviluppo sostenibile e di lavoro per i nostri giovani. Questa sicuramente potrà rivelarsi un'iniziativa importante, potrà costituire appunto una premessa affinché appunto la cultura a Napoli possa ritornare agli antichi splendori. Appunto il futuro, secondo l'assessore, è già parzialmente scritto, c'è la possibilità appunto che lo stesso possa ritornare agli antichi sfarzi, possiamo dire. Ma guardi, io penso che Napoli già adesso è una grande potenza mondiale nel campo della cultura. Se pensiamo solo alle istituzioni culturali e al patrimonio di cui disponiamo, ma non solo il patrimonio inteso in senso di edifici, ma il patrimonio di capacità e di talenti umani che in questi edifici opera. Faccio due esempi: il conservatorio o l'Accademia di Belle Arti, di cui non parliamo quasi mai e che pure sono una fucina di talenti, oppure un accumulo di cose preziose. E già da questo punto di vista ci rendiamo conto che io credo che possiamo guardare al futuro con un ragionevole ottimismo. Noi della rubrica Non c'è senza le senza Fiorino abbiamo il piacere di intervistare il coordinatore cittadino dei Verdi, Vincenzo Peretti. Vincenzo, come si commenta un'iniziativa del genere che ben si sposa, ecco, con i progetti dei Verdi Ecologisti? Diciamo che l'idea ce la dà questa splendida città che è Napoli, però parte dal discorso di far capire che un movimento come quello dei Verdi Ecologisti non è un movimento del no. Noi vogliamo sicuramente la tutela del mare, la tutela della risorsa, la tutela della biodiversità, ma accanto a questo vogliamo uno sviluppo ecocompatibile. Dimostrare che a Napoli si può fare turismo non solo in città ma anche dal mare fa capire a tutti che Napoli è una risorsa, basterebbe solo sfruttare quello che questa stupenda città ci dà da molto tempo. Vincenzo, secondo te cosa manca a livello di valore aggiunto a questa città affinché il futuro possa diventare ancora più doloso del presente? Io dico sempre che noi siamo tante eccellenze individuali, manca l'aggregazione, purtroppo non capisco perché in questa città abbiamo difficoltà nell'aggregarci. Penso però che qualcosa sta cambiando, sicuramente la crisi ci ha imposto alcuni cambiamenti di rotta. Questa iniziativa vuole far capire che questa è un'iniziativa di qualcuno o per qualcuno, ma è un'iniziativa che serve soprattutto a tutti i cittadini di Napoli e soprattutto a nuovi posti di lavoro che in questo momento sono qualcosa di indispensabile, soprattutto per i nostri giovani. Dottor Lauro, è finita oggi questa avventura su questo speciale battello. Un'avventura meravigliosa sia per il panorama, abbiamo potuto vedere, del Golfo di Napoli, sia per i napoletani che l'hanno resa, ecco appunto, spettacolare e indimenticabile. Le sue emozioni a fine avventura? Io penso che vedere Napoli dal mare sia sempre una cosa eccezionale. Ritengo che chi l'ha vista attraverso le riprese della Coppa America abbia potuto verificare le opportunità di questa grande città che è sul mare. Forse i napoletani sono un po' troppo contadini piuttosto che marinai, per cui utilizzano la spiaggia soltanto per il bagno, mentre il mare è un'occasione di produzione, soprattutto di lavoro per i giovani, per le donne, e quindi bisogna investire sul mare. Per poter fare questo bisogna convertire la cultura che c'è attualmente in quella di una cultura più marinara, più marittima, quindi dare la possibilità a chi vuole vivere sul mare, chi vuole avere degli eventi sul mare, la possibilità di poterlo fare nel modo migliore possibile. Quindi c'è bisogno di logistica, soprattutto di attrezzatura e di mezzi adatti a questo. Naturalmente nel momento che nasce un bateau mouche avremo dei battelli diversi da quelli attuali che possono dare la possibilità di vivere dal mare questa esperienza. Anche il trasporto pubblico locale terrestre può essere in qualche modo intercambiato e collegato con quello marittimo, e questo spetta alle amministrazioni fare le scelte, i privati poi dovranno fare la loro parte. La speranza dunque è che il bateau mouche sia, ecco, di casa qui al Golfo di Napoli. Ma 30 anni fa c'era, si partiva da quel pontile di via Caracciolo per fare il giro del Golfo. Io penso che sia tornato il momento di riprendere quello che è stato lasciato.
Le istituzioni rispondono bene, infine voglio chiederle dunque il suo invito ai napoletani: viviamo più il mare? Assolutamente sì, io lo faccio perché sono un'isola, quindi figlio di un armatore, io stesso armatore, quindi per me il mare è importantissimo, ma inviterei chi non ha mai passato giornate come quelle che hanno vissuto le 300 persone che avevamo a bordo di farlo più spesso o comunque di farlo, perché sono cose emozionanti.